120 milioni di euro sono in arrivo per la ricostruzione delle scuole danneggiate dai terremoti che hanno colpito il centro Italia. Ad annunciarli è stato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ieri all'Aquila per la seconda giornata di Futura, l'evento itinerante promosso dal MIUR per raccontare il piano nazionale per la scuola digitale. Piano che in un anno e mezzo ha toccato una trentina di città italiane coinvolgendo 51.000 studenti. Non è ancora chiaro quando i fondi annunciati da Bussetti saranno realmente disponibili, verranno comunque distribuiti tra le quattro regioni terremotate, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e si vanno ad aggiungere ai 9 miliardi di euro del piano nazionale relativi alla messa a norma dell'edilizia scolastica di tutti i comuni d'Italia. Il ministro dell'Istruzione ha voluto che l'Aquila fosse tappa finale del progetto Futura. Dopo aver conosciuto la vostra terra, ho voluto a tutti i costi che Futura terminasse qui il suo percorso, ha detto Bussetti parlando da Piazza Duomo, dove sono state allestite le cupole geodetiche che accompagnano l'evento nel suo itinerario fra le città d'Italia. A me sembra che da quando sono ministro l'Aquila ha avuto in più occasioni momenti di incontro tra diverse realtà proprio per testimoniare, e con tante iniziative come questa che ha un titolo emblematico da questo punto di vista, Futura, perché il futuro per noi è speranza e dalla scuola partono realmente, e qui veramente per noi è una missione importante, ci crediamo, e ci sarà anche una sorpresa a settembre per l'Aquila.